stato via. Ti lascio il microfono, grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Daniel Ricci e sono uno sviluppatore di videogiochi sia a livello professionale che hobbistico e sviluppo con Unity a livello di programmazione proprio, e questa sera volevo farvi vedere un progetto che sto portando avanti da qualche mese. E quanti di voi conoscono innanzitutto OpenStreetMap? Ah, tanti, bene. E chi di voi invece l'ha usato proprio a livello di API o integrazioni? Perfetto. Allora guarda, io comincerei a farvi proprio vedere di che si tratta, di cosa parliamo e come si può utilizzare. OpenStreetMap non è altro che un servizio di mappe alla stregua di Google Maps, mappe di Apple, ma come dice il nome, giustamente, è un servizio open, quindi tutto quello che è visualizzato nella mappa è stato completamente creato dagli utenti. Questo vuol dire che chiunque, se non trova un punto della mappa che è stato realizzato come bisognerebbe, può entrare, fare login nel sistema e costruire, letteralmente creare le strade, i palazzi, qualsiasi forma di informazione che può essere aggiunta. Tant'è vero che, nonostante sia un servizio open, il livello di dettaglio è mostruoso, c'è davvero di tutto. Zoomando molto più vicino è possibile vedere addirittura i tralicci, linee aeree, fognature, tubi, c'è davvero qualsiasi cosa. Ad esempio, è possibile aggiungere un palazzo dove manca, semplicemente facendo modifica, viene caricata la mappa satellitare. Ecco, proprio questo gruppo di case è perfetto. Posso letteralmente selezionare area, tracciarmi un quadratino, un po' storto però, non ho il mouse a funzionare, e semplicemente a questa area, a questo gruppo di nodi è possibile assegnare un tag o anche una serie di tag per identificare di cosa si tratta. In questo caso a me sembra una casa, quindi assegniamo casa, gli possiamo dare un nome, testa andrà benissimo adesso. Dopo che ho fatto salva, questa modifica verrà inviata ai server nel giro di qualche ora e quindi chiunque si connetterà dopo potrà tornare su OpenStreetMap e visualizzare il dato che è stato aggiunto. Adesso la togliamo pure, anche perché non è fatto bene. Vista la mia inguaribile sete di giochi di corse, cosa ho pensato? Tutti questi dati disponibili su OpenStreetMap sono letteralmente scaricabili tramite delle API semplicissime. Il sito di OpenStreetMap comprende una wiki immensa che con una quantità incredibile di pagine dove è possibile fare qualsiasi tipo di richiesta. Posso per esempio richiedere gli stessi tile grafici della mappa che vedo qui, sia quelli satellitari sia quelli geografici, politici, scusate. Quindi direi passiamo anche subito a farvi vedere come funziona il tutto. Allora, dentro Unity, ovviamente, proprio per il fatto di avere le API completamente libere, io posso fare una serie di richieste e ho creato da me un'interpretazione della mappa che adesso utilizza non le mappe che abbiamo visto prima di OpenStreetMap, ma un servizio a parte che è sempre gratuito, che si appoggia a OpenStreetMap, fa delle modifiche, cioè viene aggiornato un po' più lentamente, ma ci propone delle mappe fatte in maniera diversa. Queste, ad esempio, sono molto più leggibili perché contengono soltanto una quantità di dati lo stretto necessario, insomma, per non avere una schermata troppo confusa da leggere. Una volta arrivati a uno zoom decente, ho fatto in modo che tutte le strade potessero essere scaricate dal server con le stesse API con cui io ho preso i dati della mappa, e da qui posso riconoscere, anche se le informazioni non sono visibili adesso qui sulla mappa, posso sapere come si chiama la strada, qual è la sua altitudine, se c'è un semaforo, se c'è un passaggio pedonale, un passaggio a livello, anche tutti i dati che non sono visualizzati adesso, come ad esempio i palazzi, i ristoranti, quelli se sono disponibili sui server di OpenStreetMap posso scaricarli e contenerli qui all'interno della mappa. Quindi che succede? Sì. Ci sono anche le informazioni sull'altezza. Le informazioni sull'altezza, allora, sono sempre disponibili gratuitamente, ma non è OpenStreetMap che le mette a disposizione, ma MapQuest, che è un servizio comunque alla pari, con la differenza che le informazioni sull'altezza non le rende disponibili sopra il livello 60 gradi di latitudine e sotto i meno 59. Diciamo che il servizio è limitato, però tutto quello che viene preso è completamente gratuito, quindi finché si può utilizzare direi che andrà benissimo per i nostri scopi. Non so, se voi avete una zona dove vogliamo farci una corsa che conoscete bene, fate una qualsiasi richiesta, altrimenti andiamo in un punto qualsiasi di Roma. In questa zona. Chi è? Qui, vicino Termini, ok. Termini.
ci siamo. Eccoci. Allora, vi faccio una premessa. Il talk mi ha preso un po' di sorpresa, quindi quello che c'è adesso non è tutto completo. Il gioco per adesso prende l'angolo delle strade, la lunghezza, l'altitudine e crea anche delle collinette ai fianchi della strada proprio per rappresentare eventuali dirupi o strapiombi che ci sono ai fianchi della strada. Quindi Roma in realtà è tutta piatta, però comunque possiamo farci un mezzo giro proprio da queste parti. Vado un attimo il microfono per comodità. Praticamente la mappa viene generata trovando quali sono i nodi collegati appunto ai nodi stessi, quindi di ogni nodo l'informazione su quale sarà il prossimo. Scusate, senza mossa, porta un po' ostico. Magari grazie, è stato un po' preparato. E posso sapere quali sono i nodi collegati. È tutto salvato, è tutto scaricato tramite dati XML che dopo vi farò vedere anche. Quindi io leggendo semplicemente, più o meno semplicemente quelli, riesco a capire qual è la strada e dove puntare la pista. Una volta presi quelli, con un po' di script che sono disponibili anche sul sito di OpenStreetMap, si possono fare le conversioni come latitudine e longitudine, sapere quanto una strada è effettivamente lunga, quanto sono spostati i vertici rispetto all'altro. Quindi una volta che io genero una pista, il server comincia a scaricare tutti i dati sul terreno, l'altezza, l'angolo delle curve, si interpolerà tutti i dati. Adesso non sta facendo altro che questo. Tutti quei punti sono cose che io ho trovato scaricandole appunto dal server. La strada centrale e due righe di altezza laterale proprio per prendere le colline. Ovviamente i dati sull'altezza sono sempre di MapQuest, mentre i dati sulla strada, sul circondario sono di OpenStreetMap. Ok, adesso la strada è un po' quadrata, quindi non sarà proprio il massimo della bellezza, però ricordiamoci per meno dove siamo passati. Testa, eccolo. Allora, ora non è estremamente rappresentativo, è l'unico sfondo disponibile, è una collina completamente italiana perché non ho avuto molto tempo di fare altro. Però se ci muoviamo possiamo riconoscere che comunque la mappa si sta spostando esattamente come è stata letta dal server. Tra l'altro sopra c'è scritto anche l'indirizzo dove ci troviamo. E l'idea è questa, adesso è tutto molto poco pronto, ma potendo leggere anche i dati sui palazzi, che tipo di palazzo ho trovato a fianco a me, se è un palazzo commerciale, se è residenziale, io posso letteralmente generare anche degli sprite laterali e posizionarli più o meno precisamente dove sono i palazzi veri. L'idea è proprio di fare un gioco di corse dove tu letteralmente apri OpenStreetMap, ti vai davvero dove vuoi nel mondo, Tokyo, New York, qualsiasi posto, scarichi i dati della mappa e sei pronto a correre in quella zona. Sì, è tutto ancora un po'. Abbiamo fatto il giro. Un'altra pista che è riuscita particolarmente bene, secondo me, è Monte Carlo. Non so quanti di voi seguono Formula 1 e comunque riescono a inquadrare il circuito, però a parte che Monte Carlo non è inventato nelle colline, però l'idea ce l'abbiamo. Insomma, è Monte Carlo in provincia di Frosinone. Esatto, esattamente. Prendendo anche i dati sull'altezza, comunque si possono far muovere le colline, gli sfondi e anche la strada, proprio per rappresentare più o meno bene quello che c'è intorno. Ci facciamo un bel girettino. Il problema poi nasceva anche da un'altra cosa. Questo gioco in realtà sembra 2D, 3D, è un po' un misto di entrambe le cose. Se adesso vi faccio vedere quel tabaccaio. Esattamente. Che non è in discesa soltanto. Perché? Perché okay, purtroppo MapQuest mette a disposizione dati sull'altezza poco precisi. Qui ad esempio saremmo su del tunnel. Esatto. Comunque questi dati in realtà ci sono, non ho avuto il tempo di mettere a fare tutto quanto, però i dati sono disponibili nella mappa. Vabbè, stai qua 10 minuti e finisci. Dici, faccio subito al volo. La stessa cosa facevo con Fido Speedfrager. Allora, vi faccio vedere intanto l'output XML di quello che ci viene restituito da OpenStreetMap. Quando noi chiediamo di una zona, noi chiediamo latitudine e longitudine dell'inizio di questo rettangolo di zona che vogliamo prendere, il punto finale, e lui di tutto quello che c'è dentro ci restituisce esattamente quello che ha trovato. Possiamo anche specificare cosa vogliamo, cosa non vogliamo. Ad esempio la mia query comprende soltanto delle strade provinciali, strade statali o comunque qualsiasi cosa che non sia pedonale, e quindi niente ferrovie per adesso, ancora niente altri dati, e tutto quanto ci viene restituito qui sotto forma di nodi, ognuno con la sua latitudine, longitudine, id. Questi sono tutti i singoli nodi, quei pallini che avete visto lungo la mappa. Dopo i nodi appaiono le vie.
Le vie sono l'insieme di nodi che rappresentano appunto un viale intero e viene dato anche la velocità massima in certi casi, il piazzale, la zona dove si trova. Non solo, con un'altra query, con un'altra query ancora, per ogni singolo punto della mappa posso sapere anche cosa c'è lì, nel senso in che stato sono, qual è la provincia, qual è la città, e anche di quello abbiamo un risultato che è Nominatim, che è praticamente il nome dell'API che serve per ottenere quelle cose. Questo per esempio è un punto vicino dove abito io, gli dico ok, di questa coordinata prendimi tutto quello che sai, quindi via Ospedale San Giovanni Evangelista, Viale Roma, Tivoli, Roma Capitale, c'è tutto quanto. E questo qui è il modo con cui il gioco in realtà poi ti riesce a dire anche la strada in cui stai correndo sul momento. Allora, che altro? Andiamo a vedere come è fatto effettivamente dietro questo gioco. La difficoltà principale stava nel fatto di rendere una mappa fondamentalmente bidimensionale in un gioco che non è né 3D né 2D, comunque è una cosa estremamente accroccata, una pagionata immensa. Questo perché Outrun all'epoca non aveva una mappa vera e propria di 3D, loro che facevano? Prendevano questo sprite di una strada, muovevano i singoli pixel in base a un array di dati che avevano loro dietro. Quindi l'idea principale, torniamo un attimo alla mappa, era di fare questo. Vi dico dove è stata la difficoltà principale del progetto. Andiamo alla zona qualsiasi. Giustamente le strade qui sono formate da punti, questo vuol dire che io devo in qualche modo interpolare tutti questi punti, capire come dire a quella strada che un angolo è di 90 gradi, un angolo è di 5 gradi. Quindi l'idea principale era fare questo. Una volta che arrivavo a un angolo, dire ok, quant'è l'angolo rispetto al prossimo punto? Nel caso di una curva come questa, 90 gradi ci sembrava giusto, quindi io non facevo altro che rappresentare una curva più o meno stretta dandogli dei valori specifici di movimento su quel modello più o meno 3D che avete visto, e avrebbe funzionato. Il problema è nato in punti, ecco, proprio come questa rotatoria. Una curva come questa sono 90 gradi più o meno, no? È composta da 5 punti, ognuno della sua quantità di gradi, quindi 90 diviso 5 è il tuo valore di sterzata. Se io dicevo al gioco, ok, fammi 5 punti di sterzata di quell'angolazione, e me lo regolavo come mi sembrava giusto, ok, andavo a giocare e poi la strada funzionava bene. Poi però succedeva qualcos'altro. Andando in punti dove la mappa è tracciata molto meglio, come ad esempio Monte Carlo, proprio per, ecco, ho fatto incappare il gioco, l'unico bug che speravo non si presentasse. Sì, cioè, stavo ancora facendo un po' di... La legge di mano. Sì, ovviamente. Sto ancora facendo un po' di bit, un po' di G col sistema di ricerca. Allora, torniamo a Monaco. Eccola qui, allora funziona meglio, perfetto. Ok, quindi ricapitolando un attimo, prima abbiamo trovato quell'angolo di 90 gradi formato da 5 punti sulla mappa. Se andiamo a Monaco, troviamo che in realtà un angolo di 90 gradi, per esempio proprio qui nella curva del tabaccaio, è formato da una marea di punti, sono davvero tanti. Quindi il problema qual è stato? Che se io dicevo al gioco, ok, prendimi tutti questi punti, ognuno ha quanti saranno? 3 gradi più o meno, 5 gradi, è molto piccolo. Se correvo a Monte Carlo, la curva del tabaccaio veniva un curvone immenso, una cosa gigantesca, proprio perché io non è che creavo una strada vista dall'alto, ma dovevo dire al gioco di crearmi questa strada partendo da dei punti di cui io non sapevo veramente la posizione, cioè ho solo questi dati di come sono posizionati rispetto l'uno rispetto all'altro, esattamente. Quindi la soluzione qual è stata? Più o meno obbligatoriamente ho dovuto interpolare tutti i punti con una spline, che è più o meno questa che vedete adesso, è quella che avete visto prima con tutti quei punti grigi che apparivano sulla mappa, in modo che anche se una curva era composta da pochi punti o da tanti punti, io potevo comunque avere una spline fatta dell'angolo corretto come mi serviva. E sia nel caso di Monte Carlo che di una città tracciata con meno dettaglio, potevo dire ok, adesso di questa spline che tu hai generato avanza di un tot, e questo tot era indifferente per qualsiasi vista, quindi anche se qui a Monte Carlo avevo 100 punti, a Tivoli avevo 3 punti, lui avanzava sempre di questo poco sulla spline e riuscivo a ottenere lo stesso valore sia qui che lì. E quindi questa è stata la cosa che mi ha fatto un po' più dannare, diciamo, per la creazione della mappa. Per il resto la mappa è fatta, vi faccio vedere anche cosa succede dietro, è letteralmente anche qui una pecionata, proprio perché con Unity conviene da una parte realizzare tutto in 3D, e quindi faccio vedere un po' qual è l'idea. Zoom, eccoci qua. Allora,
quando noi zoomiamo da vicino e ci vengono creati puntelline, quello che poi in realtà accade in Unity è questo. Io praticamente ho, scusate, qua mi servirebbe il tasto destro che non ho, cioè il tasto centrale. Oh, perfetto. Quello che viene creato in Unity è un insieme di livelli, letteralmente, formato in fondo dalle mappe che ho caricato, posizionate a strati, perché lo strato più in alto è quello che io ho trovato, su cui mi sono posizionato attualmente, è quello più vicino. Tutti gli strati sotto, che cosa sono? Sono gli scarti della navigazione precedente, perché mentre io zoomo, tutti gli strati che sono più grandi, che non mi servono più, che sono della mappa sfocata, vengono spostati indietro di volta in volta per far spazio a uno strato nuovo, che è della dimensione corretta, che è esattamente sempre la metà della mappa. Quindi, anche se in realtà sembra un grandissimo casino, poi una volta visualizzato tutto quanto, il sistema più o meno funziona, a parte qualche glitch grafico qui che vorrò tirare fuori più avanti. E l'integrazione quindi di OpenStreetMap dentro Unity fondamentalmente è semplice, ha fatto di riuscire a venire un po' a capo di come vengono gestite le API, di tutte le equazioni che vengono richieste per far combaciare latitudine e longitudine con la mappa, sia nel mondo di Unity, sia sui tile che vengono scaricati. Il primo approccio che per esempio ho avuto era fare esattamente questo. Di questa mappa, ora che succede? Ora io, quando mi muovo con l'inquadratura della telecamera, non faccio altro che spostare tutto quello che c'è intorno, in modo da mantenere la telecamera al centro. All'inizio, un po' ingenuamente, avevo fatto in modo che fosse la telecamera a spostarsi lungo il mondo, con questo risultato, che ho un mondo gigantesco e a forza di andare avanti e zoomare nei punti più distanti in assoluta mappa, usciva fuori una cosa del genere. Tutte le grafiche di Unity, tutto quello che era fatto da vettori veniva completamente distrutto, perché si raggiungeva letteralmente quasi il limite della precisione dei punti float. Tant'è che la strada che prima avete visto comunque era abbastanza dettagliata, cominciava a essere un insieme di punti indefinito, tutto tremolante. Questo influenzava anche sulla generazione della strada successivamente, quando andava a giocare veniva una serie di zigzag immensa. Però che succede? Questo metodo era facilissimo da implementare, perché comunque la mappa stava ferma lì, o basta che spostavo la telecamera, posizionavo i tile della mappa nel punto giusto e tutto andava dove doveva andare, e poteva magari essere utile per una mappa meno precisa dove ti conta soltanto la visualizzazione della texture del mondo. Quindi non ci sono, diciamo, dei modi giusti per fare questa cosa, ma a seconda dell'utilizzo che bisogna fare si possono trovare più o meno dei vari scamotaggi di questa cosa. Non sono venuto molto preparato, quindi adesso non ho neanche preparato un talk del tutto, però più o meno diciamo che l'idea se non lo dovevi dire, lo so, ma io sono genuino, non voglio ammaliare nessuno con cose che non so dirgli. Detto questo, comunque il progetto, a parte l'integrazione delle mappe adesso come l'abbiamo vista, con curve, salite e discese, sarà anche un po' più pretenzioso di così, perché sapendo io dove mi trovo su ogni pista, Italia, America, Svizzera, Ho pensato che sarebbe bello avere delle grafiche adatte a ogni nazione. Quindi il lavoraccio dove starà? Una volta che noi siamo nella pista. Ops. Adesso noi siamo qui, questo è Monte Carlo, ma ovviamente Monte Carlo non ha le colline verdi, non ha questi campi arati bellissimi, ma sapendo che noi siamo in Francia, che siamo vicino a una città di media grandezza, posso dire ok, cambiami lo sfondo e mettimi uno sfondo appunto più carino, con dei palazzi, con le colline molto lontane, e fammi vedere anche il mare già che ci siamo. Perché stando appunto vicino alla costa posso sempre dire al programma ok, dimmi cosa c'è nei dintorni, fammi una media di quello che trovi, c'è più mare, c'è più collina, ok, in base a quello posso comunque sapere più o meno dove siamo e cambiare lo sfondo di conseguenza. Stessa cosa per i palazzi, ci sono zone in cui i palazzi non sono affatto segnati, viene soltanto detto ok, qui c'è una zona commerciale, zona industriale, quindi lì per forza di cose verranno generati palazzi più o meno casuali, sempre però rispettando lo stile architettonico, diciamo, del paese dove ci troviamo. Quindi se andiamo in Italia e viene identificata una città grande, metteremo dei palazzi un po' più grandi come Milano per esempio, o grossi blocchi residenziali. Se invece andiamo a Tivoli, la mia città natale, che è un paesello piccolo, metteremo delle case basse, non più di 3 piani l'una. Mentre invece, stando in una città mappata molto bene, posso... Ci va pure Pippo.
Vippo ci può stare. Io stesso ho voluto mettere Vippo in OpenStreetMap proprio perché magari passando lì vicino posso identificare quel landmark. Ok, cos'è quella? Una paninoteca. In realtà io... Vippo è il famoso paninaro di Tivoli che vi invitiamo tutti a visitare. Assolutamente sì. Sapendo tra l'altro dalla mappa che quel paninaro si chiama Vippo, a me non costa poi molto fare in modo che questo sprite del palazzo avrà scritto davvero Pippo sopra, perché comunque posso semplicemente metterci un cartello con un testo generato dinamicamente e chiamarlo così. Alla stessa maniera OpenStreetMap ci dà non solo i palazzi ma ci dà anche tralicci, ponti, posso sapere dov'è l'acqua, dove sono i cavalcavia, come si chiama il cavalcavia, quindi in realtà c'è molto più di quello che si vede sulla mappa. È un po' un lavorone perché in realtà hanno fatte tantissime grafiche, ognuna diversa per ogni posto di questi che trovo, tra cui Torre Eiffel, Colosseo, i palazzi più grandi sicuramente andranno interpretati in qualche maniera. Però è un progetto su cui mi sono voluto imbarcare sapendo che anche ci metterò del tempo, ma secondo me può funzionare. Non è stato realizzato ancora da nessuno speranzosamente, sapevo soltanto che un gioco della Vodafone di Formula 1 è stato messo online qualche anno fa e utilizzava un sistema simile, però chiedendo direttamente l'API a Google usando un Flash Player dove tu potevi, alla stessa maniera di questo qui, tracciare la strada, prendere i dati e giocare con questa macchina proprio su una vista completamente 3D. Però lì comunque era molto bello, ma è stato tirato giù dopo pochi mesi perché finì il contratto con Vodafone, immagino, era una cosa fatta in partnership tra Formula 1 e Vodafone. E poi non prendeva nient'altro che la strada, quindi non c'erano palazzi reali, non c'era niente. In realtà OpenStreetMap mette a disposizione davvero di tutto, quindi ho detto perché non provarci, secondo me l'idea può funzionare. Detto questo, io spero di portarvi a far vedere il prima possibile un'altra versione con avversari, con più sistemi, perché poi, a parte il fatto della mappa, nel gioco avrei potuto integrare macchine di qualsiasi categoria, macchine vintage, Formula 1, tutte inventate ovviamente, però volevo dargli anche una sua anima, oltre al fatto di leggere le mappe. E detto questo, se volete voi farvi un giro da qualche parte, chiedete adesso, chiedete dopo tranquillamente, no, per me non è un problema. E vi ringrazio per aver ascoltato. Grazie. Faccio subito una domanda. Ti sei dato una timeline, no, una roadmap? Non posso dare una timeline, assolutamente no. Mi tagliano la testa, già lo sanno, ho già bugato con un vecchio gioco. Mi guardano male, esatto. No, non c'è timeline, niente. Questo sarà pronto. È pronto quando è finito. Bravo. È pronto quando è finito. Ti invito a ragionarci, però. C'è qualcuno che ha delle domande per Daniel? Qualsiasi cosa. Curiosità, qualcosa? Vai. Ah, è previsto anche l'inserimento del traffico. Renderebbe ingiocabile tutta Roma e dintorni, letteralmente. Però verranno dette in tanti, ma hanno anche proposto le buche di Roma, quelle. Magari chiediamo a OpenStreetMap di dire ok, fateci tracciare anche le buche, secondo me l'idea è carina, può funzionare. Grazie mille, grazie. Ok. E...